Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ma soprattutto in questo nuovo unboxing. Guardate cosa ho qui, microfoni della Sinco Wireless UHF modello T3, ce l'ho qui davanti alle mie mani, è arrivato finalmente. Ci tenevo particolarmente perché sono microfoni che io sono riuscito già a provare insieme ad Angelo Giannone, videomaker. Vi metto in descrizione il suo canale perché troverete un sacco di video interessanti dove lui spiega nel dettaglio tantissima attrezzatura, e credo che prossimamente farà anche un test, se non credo che lo stia già facendo, un test su questi microfoni. Quindi guardate il suo canale, visitatelo, e ci sono tante cose interessanti. Quindi passiamo subito all'apertura di questa scatola. Ci tengo particolarmente, voglio toccare con mano questi microfoni che ho già toccato con mano, ma adesso ce l'ho proprio qui, sono miei, li ho acquistati, e quindi vediamo insieme cosa contiene. Apriamo. Ragazzi, aprire una confezione nuova è sempre un'emozione, sempre un'emozione. Ok, vediamo un po'. Già la cosa mi rende molto, ma molto contento, perché c'è una confezione, appoggiamo questa qui, che contiene i microfoni, piuttosto robusta, ok? Ed è già molto importante, perché noi videomaker spesso dobbiamo lavorare così in velocità, e avere delle valigette dove contenere la nostra attrezzatura è molto importante. Via anche questo. Ragazzi, guardate che bella, guardate, è anche lucida. Guardate che è bella, sì, veramente bella. Io l'ho già vista questa valigetta, come dicevo, in un lavoro che ho fatto appunto qualche giorno fa a Napoli, ma averla qui tra le mani è ancora più bello. Bene, ragazzi. Oh, abbiamo un po' di cose qua dentro. Chiaramente abbiamo il nostro libricino per le istruzioni, per l'utilizzo appunto di questi microfoni. Allora, partiamo dalla cavetteria, se si può dire così. Apriamo. Mi spiace rompere anche i sacchettini, è nuovo, ragazzi. Però apriamolo. Ok, intanto abbiamo... Oh, questi cavetti sono veramente il top, ragazzi, perché spesso quelli rigidi, cioè quelli non elastici, sono un po' più difficili da gestire. Questo è veramente interessante, e chiaramente è già noto una cosa, che è la così questi jack, mini jack, che si avviteranno appunto sull'apparecchiatura, che sono fatti con una certa, con un certo materiale anche, insomma, direi che ottimo, ottimo. Ma veniamo, passiamo a quello che contiene quest'altro sacchettino. Ah, bene. Bene. Oh, questo è fantastico, ragazzi. Guardate un po', XLR, quindi qualità, ragazzi, qualità audio, e che dire, andiamo già molto bene. Poi abbiamo questo adattatore, ok, da mini jack a jack. Poi vediamo qui. Sacco di roba, i lavalier, eccoli qua, perché dovete sapere appunto che questi microfoni sono microfoni wireless dotati di lavalier, quindi direi che ottimo, è quello che volevo per microfonare appunto durante un'intervista, insomma, per essere così professionali, ok? Poi cosa abbiamo? Abbiamo cavi USB. Intravedo qui all'interno di questa confezione, ok, USB di tipo C, e probabilmente perché si potranno ricaricare questi trasmettitori e ricevitori appunto, che sono qui all'interno, che tra pochissimo vedremo insieme. Ragazzi, stupendi, tra l'altro io li devo anche provare bene prima di domani, perché ho un'intervista importante che devo fare a un personaggio piuttosto famoso e conosciuto in questo periodo. Non vi svelo niente, perché dovrei riuscire a fare anche un piccolo breve video da poter poi caricare sul canale. Ragazzi, che dire, qui abbiamo il trasmettitore, guardatelo qua, adesso lo scartiamo insieme. Qui abbiamo l'altro trasmettitore, perché la bellezza di questa valigetta è che contiene due trasmettitori,
quindi in un'intervista anche fra due persone, ok, riusciamo a microfonare sia l'intervistatore che l'intervistato, e quindi riusciamo a lavorare appunto con lo stesso prodotto e non avere magari un microfono di un modello, un microfono di un altro modello, di un'altra marca. Insomma, cerchiamo di renderci più professionali possibile appunto nel nostro lavoro. E qui abbiamo il nostro ricevitore, li scartiamo tra pochissimo perché toccandoli con mano già vedo una certa così qualità, perché comunque sono piuttosto pesanti, e anche la consistenza, metallo, non è plastica, ormai fanno tutti in plastica, però il buon metallo, ragazzi. E qui abbiamo un adattatore, ok, per il nostro, apriamo così ed eccolo qua, sì, per la slitta della nostra camera, per poi installare il nostro, ce l'abbiamo qua, l'ho perso, ma adesso lo scartiamo così lo vediamo insieme. Ma ritornando un attimo alla valigetta, ragazzi, valigetta piuttosto robusta, all'interno ci sono già tutti gli scompartimenti per riposizionare il materiale che abbiamo scartato adesso. Che dire, qui c'è anche una retina comoda per i cavetti, robusta, bene, importante, veramente bravi, bravi, bravi. Ok, vediamo di così toccare con mano il nostro ricevitore. Facciamo attenzione a non danneggiare le antenne. Ok, facciamo così. Ragazzi, che dire, veramente. Guardate qui. Vediamo, perfetto. Sinco, in questo momento ti devo fare veramente i complimenti, perché la consistenza di questo materiale è notevole, è veramente importante. Scartiamo anche questi, così li mettiamo qua in bella vista. Aspettate che si stava piegando l'antenna. Per i dati tecnici vi rimando al sito, è inutile che vi do tutta una serie di informazioni perché sul sito ci sono scritti. Poi, come vi ricordavo prima, molto probabilmente Angelo Giannone Videomaker dovrebbe fare appunto un video su questi microfoni, un video test piuttosto importante, mettendolo a confronto anche con altri microfoni che lui appunto già possiede. Quindi seguitelo perché sarà veramente interessante. Ragazzi, che dire? Guardate, veramente tutto materiale di una certa qualità. Li mettiamo qua. Allora abbiamo i nostri trasmettitori che sono qui, il nostro ricevitore. Sono molto soddisfatto perché insomma non vedo l'ora di provarli. Ragazzi, ci tenevo a così aprire questa scatola insieme a voi. È stato un video veloce e rapido, ma semplicemente per farvi vedere cosa conteneva questa confezione. Io vi devo testare, quindi termino questo video e passerò subito ai test che mi servono per poi utilizzarli domani. Non sono particolarmente complicati, ci sono una serie di funzioni che poi appunto ci sono all'interno delle istruzioni, ci saranno nel video che, Angelo, ti prego, fai questo video, mi raccomando, che poi i nostri follower vorranno vedere. E che dire, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e al prossimo video.